Va bene Parigi, va bene Venezia, ma San Valentino e Napoli a volersi aggiudicare il primato di città degli innamorati. Per la notte dell'amore per eccellenza e per oltre un mese, a partire dall'11 febbraio, l'amministrazione comunale raddoppia eventi e appuntamenti rispetto all'edizione 2014. Ed è l'assessore alla cultura del comune di Napoli, Nino Daniele, ad annunciare con fierezza che Trivago, il motore di ricerca per le prenotazioni alberghiere, ha indicato Napoli tra le mete migliori per i piccioncini. E siamo molto soddisfatti perché questa bella iniziativa così partecipata, che è indirizzata soprattutto ovviamente a giovani, perché in qualche modo l'arte di amare sia sorretta dall'amore per l'arte, ha avuto un bel riconoscimento perché Trivago, che è uno dei siti di viaggio più importanti, l'ha indicata come una delle più belle iniziative in Italia in quei giorni. Teatro, musica, mostre, visite guidate ed eventi per la kermesse promossa dall'assessorato comunale con il supporto creativo dell'Accademia delle Belle Arti. Il primo appuntamento già nel pomeriggio dell'11 febbraio con Aldo Masullo, che parlerà del simposio di Platone ed Eros filosofo. Poi, attraverso un fitto calendario, si arriverà al Festival del Bacio in programma per il 28 marzo. 60 luoghi per 13 itinerari di visite guidate alla riscoperta delle bellezze di Napoli che abbiano un legame con l'amore e gli innamorati. E ci saranno anche flash mob contro la violenza di genere e per gli innamorati LGBT. Testimonial d'eccezione lo scrittore Maurizio De Giovanni. Innanzitutto Napoli abbia come tratto l'amore, cioè una cifra distintiva della città, lo è sempre stata, lo è stata nelle sue manifestazioni culturali da sempre, lo è nelle canzoni, lo è nell'aria, nel modo di fare, è una delle poche cose che abbiamo, l'amore come la cultura. Quindi è giusto che in momenti come questo, in cui la città è sotto attacco, la città è vista come un luogo difficile, è vista come un luogo ferito, e ferita è la città, noi dobbiamo mostrare anche di avere le nostre piastrine per rimarginare le ferite. Quale miglior modo se non il cuore, che è quello che pompa sangue in tutto l'organismo? Quindi va bene la notte degli innamorati, va bene farcene carico, va bene portarla in giro.